Ciao a tutti, sono Roberta della Cicala Dance. Oggi impariamo a ballare i primi passi del tango di danze standard. Il posizionamento corretto del tango ha delle caratteristiche particolari che ora andiamo ad evidenziare. Ad esempio che l'uomo tiene la dama leggermente di più sul suo lato destro, facendo però attenzione di non esagerare con questa posizione. Vediamo quindi questa prima fase. Prende la mano della dama, Carola, e il fianco destro va ben laterale rispetto alla linea del fianco destro del cavaliere. La mano destra dell'uomo è messa leggermente attraverso la schiena della dama, in modo tale che le dita passino leggermente verso la spina dorsale. La linea dell'avambraccio del cavaliere, come potete vedere Simone, è rivolta un pochettino verso il basso, mentre la mano sinistra della dama è sulla schiena dell'uomo, appena sotto, diciamo, l'ascella, e la mano destra è messa nella mano sinistra dell'uomo. Vediamo, ecco, si vede benissimo la mano di Carola che è al di sotto del braccio del cavaliere. Ruotiamo dall'altra parte, Simone, facciamo vedere bene il posizionamento delle braccia. Vedete la mano della dama che è sotto la linea del braccio del cavaliere e il gomito invece sinistro leggermente posto verso l'alto, in direzione quasi diagonale. Bene ragazzi, anche da questa parte la linea dei gomiti è un pochettino più spigolosa. Non ci sono elevazioni e abbassamenti in questo ballo. Le ginocchia sono proiettate un pochettino in avanti, quindi risulteranno leggermente flesse, però dobbiamo mantenere un buon tono muscolare. Vista la particolare posizione del tango, la camminata di piede sinistro è presa in posizione di movimento contrario del corpo e la camminata di piede destro è presa con il fianco destro leggermente che conduce. Il lavoro del piede della camminata avanti di piede sinistro sarà un'azione di tacco leggermente esterno, mentre in quella di piede destro sarà un'azione di tacco leggermente interno. I piedi sono leggermente sollevati e portati su ogni passo. Slow. Piede sinistro, slow, piede destro, vedete, slow, si vede bene il bordo del tacco interno del piede che lavora, slow, ed eseguo una leggera rotazione per far vedere meglio l'azione del movimento del piede, slow, slow. La camminata di piede sinistro è presa in posizione di movimento contrario. Invece la camminata di piede destro a ritmo slow è presa con il fianco destro che conduce. Per lo stesso principio la camminata indietro è presa in posizione di movimento contrario del corpo e la camminata indietro di piede sinistro con il fianco che conduce. Il primo passo che andiamo a vedere per il cavaliere è il link progressivo. È composto da due passaggi. Il primo di piede sinistro avanti, leggermente in posizione di movimento contrario del corpo. Il secondo passo di destro, che è un pochettino a lato e indietro, in posizione di promenade. Lo vediamo da questo lato, quindi avremo un'azione di passo avanti, il secondo leggermente a lato, per mettermi in posizione di promenade. Con il ritmo musicale non avremo poi tantissimo tempo per eseguire questa figura perché il conteggio sarà quick quick. Ora lo facciamo vedere leggermente a rallenti in modo che possiate capire bene il movimento del piede di Simone. Quindi avremo quick, quick. Andiamo a vedere i passi della dama. Per Carola sarà piede destro indietro, diagonale alla parete, piede sinistro a lato leggermente indietro, fronte diagonale al centro, in posizione di promenade. Lo facciamo rivedere, così eseguiamo anche il conteggio musicale e sarà quick, il secondo passo, quick. Vedete che c'è anche rotazione della testa verso destra in posizione di promenade, che poi vedremo nello specifico. Quick, quick. Vedete che la testa ruota sul secondo passo, quindi sulla seconda azione del quick, e questa è la posizione corretta. Ci mettiamo in posizione per far vedere il link progressivo eseguito in coppia.
ginocchia leggermente flesse, mano sotto la linea della scapola un po' più bassa della dama. Siamo pronti per partire. Al conteggio. Quick. Secondo passo. Quick. Andiamo a notare bene che la posizione di promenade è composta dall'allineamento della punta dei piedi, in questo caso verso la diagonale centropista, e dalla testa nella linea della stessa direzione. Vediamo dall'altra parte. Posizionamento. Vedete sempre la mano del cavaliere. Quick, quick. Della testa girato sulla seconda azione del quick. E questa è la posizione corretta di una promenade. Punta dei piedi, mano, allineamento del viso, tutti nella stessa direzione. Andiamo a vedere ora la seconda figura, che è la promenade chiusa. Ma per poterla eseguire, dobbiamo prima agganciarla al passaggio precedente che abbiamo visto, quindi alla promenade link. Facciamo vedere Simone. Link progressivo e da qui eseguiremo. Piede sinistro avanti lungo la linea di ballo all'azione di slow, piede destro avanti incrociato in posizione di movimento contrario del corpo. Vedete il piede leggermente sovrapposto alla stessa linea, piede sinistro a lato e leggermente avanti, bravissimo, e il piede destro che chiude il piede sinistro leggermente indietro. Dall'altra parte. Al conteggio sarà quick, quick e a seguire slow, secondo passo quick, quick, chiudo leggermente indietro all'azione slow. Per la dama colleghiamo sempre l'azione di link, quick, quick. Vedete che la testa della dama è girata in posizione di promenade. A questo punto eseguiremo. Piede destro avanti, lungo la linea di ballo, piede sinistro avanti incrociato in posizione di movimento contrario del corpo, piede destro a lato leggermente indietro e il piede sinistro che si chiude vicino al piede destro e rimane leggermente in avanti. Vedete, si può notare bene l'azione dei piedi. Ancora, link, piede destro avanti, piede sinistro leggermente incrociato, a lato chiudo, col piede sinistro che rimane leggermente avanti rispetto al destro. Grazie Carola. Vediamo ora l'amalgamazione in coppia. Posizione, partiamo sempre dall'azione del link. Quick, quick e a seguire slow, quick, quick, slow. Bene, grazie ragazzi, lo vediamo dall'altra parte. Ruotiamo, siamo pronti, piedi chiusi per partire. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. Vediamo ora l'amalgamazione completa di tutte le figure che abbiamo visto. Partiremo dai due passi slow, quindi slow, slow, link progressivo, quick, quick, promenade chiusa, quick, quick, slow e ancora slow, slow, quick, quick, osservate la testa della dama, quick, quick, slow, 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 quick, quick, slow, quick, quick, slow. Per il tango oggi è tutto, ci vediamo alla prossima video lezione.